Questa sera mi trovo a Fano, per la precisione a Bellocchi di Fano. Non ci siamo fatti spaventare dal tempo e siamo pronti, come vedete, per la 18ª edizione del Paese dei Ballocchi. Festa bellissima, ormai consolidata da queste parti. Musica, spettacoli, divertimento, fantasia, immaginazione, laboratori creativi e cucina tradizionale e davvero tanto tanto altro ancora. E abbiamo anche un ospite d'eccezione per questa 18ª edizione del Paese dei Ballocchi, Luca Barbarossa, cantautore importante del nostro panorama musicale italiano. Chi ha avuto questa idea ha avuto l'idea di creare dei momenti di forte suggestione legati al Paese dei Ballocchi, ma introducendo ogni anno anche un tema profondo. Quest'anno è quello del tempo e con un sindaco io tolgo la fascia due volte nell'anno, la settimana grassa cedendola al sindaco del Carnevale e al Paese dei Ballocchi cedendola al sindaco del Paese dei Ballocchi. Quest'anno Luca Barbarossa, un cantante, una celebrità, una personalità importante che dà lo spessore a questa manifestazione, ma ecco, quello che mi piace dire: giocando si cresce, giocando si impara e il Paese dei Ballocchi è un grande gioco, ma serio. Ci sono veramente tantissime attività create dai tanti volontari del Paese dei Ballocchi, ma create con intelligenza, delle attività che raccontano anche un pochettino la vita, che fanno giocare i bambini con le cose importanti e che quindi sono anche educative, quindi una grande manifestazione anche per questo. E poi perché fa tornare bambini noi, perché insomma sono veramente dei momenti magici, dei ricordi, ad esempio come avvicinarsi alla balena con Pinocchio all'interno e vedere i bambini sorpresi rende un po' bambini anche noi, oppure avvicinarsi alla Fata Turchino, oppure imbattersi nel gatto e la volpe che girano insomma in questa fantastica manifestazione. E questa è un po' la base, ciò che la città di Fano vuole creare per dar valore al progetto Fano Città dei Bambini e delle Bambine. Diamo un po' di numeri: 4 giorni di festa dal 18, quindi da questa sera fino al 21 di agosto, più di 24.000 presenze nelle edizioni passate e 150 volontari comunque che lavorano per il Paese dei Ballocchi. Sì. E questo sono i numeri, 150 persone che lavorano e quindi in un periodo come questo di vacanze vuol dire sacrificare le proprie vacanze e poi tante persone, perché qui c'è tante attività contemporaneamente, da avere un sindaco come la Barbarossa, ma poi la balena, le attrazioni, gli spettacoli di arte di strada, insomma, laboratori, giochi, quindi c'è proprio veramente per tutti, quindi per la famiglia, per i bambini, ma anche per le persone per pensare, insomma.